Ragazzi, Mario dorme sempre, che ci possiamo fare noi? Bentornati ragazzi in un nuovo episodio qui su Super Mario 64 3D Collection, della triade davvero supremica di tutto quanto quello che è Mario, oltre che anche questo coniglio è Mario. No, l'avevo preso. Oh, buongiorno. Ah, mi hai preso, brutta persona. Non ci troverai tutti, questo più è un riferimento a non ci troverai tutti della versione per DS. Comunque, ragazzi, se vi siete andati a perdere l'episodio precedente, guardatevelo, è bellissimo. E ovviamente abbiamo sconfitto il boss di questo gioco, almeno un terzo del boss, e poi lo capirete, ovviamente sono andato vivendo. E quest'oggi andremo a fare questo bellissimo dipinto, che sarebbe Lethal Lava Land, ed è non bello di più. L'importante è andare qui, poi oltretutto, se voi andate qui e premete questo blocco, questo cubo, oltre ad avere un triplo salto gratis, potete andare a prendere tutto quello che volete. Quindi ad esempio, volete far completare il puzzle di Bowser, potete farlo, e si completerà tra poco, prima che, ecco qua, si completi. Comunque volevo prendere già questa stella, che è quella più semplice di tutte, e continuare ad andare avanti, e vi darà monete per aver comunque completato questo puzzle. Infatti la missione delle 100 monete qua è letteralmente la schifezza mostruosa. Ovviamente queste sono le 8 monete rosse, e lo abbiamo preso adesso perché in questo livello è difficile prendere 100 monete. Per prendere 100 monete non bisogna sbloccare una sottoarea che scopriremo più tardi. Non ho capito dove volesse andare Mario, però vabbè. Io sono dell'idea che comunque ognuno sia libero di fare le proprie scelte, quindi GG. Voi non l'avete mai visto? Cappello? What? Giusto. Giusto. C'era anche questo teletrasporto. Il teletrasporto più inutile che possa esistere. No, non è vero, è un teletrasporto utilissimo, ma è stato visto che comunque era facile arrivare su questa isola facendo soltanto un long jump all'indietro, e quindi prendere da qua il cappello e sbrigarsi. Ma purtroppo non lo sapevano quelli della Nintendo, e quindi hanno dovuto mettere un nemico che occupava il passaggio per un teletrasporto, che è il più utile di tutta questa area, oltre che l'unico. Se faccio 1, 2, 3, boom, io sblocco questo. Questo qua è forse il boss più scemo di tutto quanto il gioco. Se ovviamente voi morite nella lava, muore anche lui. È davvero stupido come boss, però vabbè, è sempre da fare perché è un boss, quindi GG. Lo facciamo così e basta. Lavaland, Lethal Lavaland, è una cosa che per grafica è bellissima. Io la amo davvero tantissimo quest'area, è la mia area preferita oltretutto, quindi segnatevela questa cosa. I Boo invece con Merry-Go-Round davvero è molto timorosa come area, lo era già per la versione per DS e anche per la versione Nintendo 64. Sinceramente Merry-Go-Round merita il premio Oscar davvero tanto, però è sempre creepy come canzone, ma ovviamente per bambini piccoli che comunque non sono abituati a voci di fantasmi, diciamo che sì, effettivamente può essere un po' too much, però per il resto non credo che comunque ci siano persone piccole che stiano vedendo questo video, e se ci sono mettete like e iscrivetevi al canale per favore ragazzi. Quando è che arriviamo a 2000 iscritti? No, è probabile che io sia arrivato a 2000 iscritti con tutte le live che potrei fare, ma non lo sto facendo. Oggi dovevo registrare delle Bed Wars, oppure fare la vanilla insieme. Ho detto nah, vanilla insieme oggi che sabato, no, la faccio domenica. Come domenica esce, domenica lo faccio. Infatti mi sa che ci sono state, vabbè sì, ci sono stati dei giorni comunque che non sono uscite le vanine insieme, ma recupero tutto a tempo debito. Almeno voi l'avete già visto che avrò recuperato, però non so quando io recupererò effettivamente. Dai, dai, muoviti, muoviti, fai funzionare il cappello. Comunque ho guadagnato una vita, il che ci sta, e anche le morti che comunque faccio non vengono tagliate, proprio perché comunque, diciamo, non c'è molto da mostrare. Questo è un'area bellissima, sì, però non c'è molto da mostrare.
Infatti, vorrei iniziare anche la prossima area. Qua sono tutte piene queste aree del sotterraneo di seconde aree. Ed è molto importante saperlo per moltissime cose che vedremo in sia quest'area, sia nella prossima ancora, che al boss che ci sarà la seconda parte su 3 del boss che ci sarà. E quindi sì. Mi sa che il Bot Pound è troppo forte, però vabbè, quelli sono altri dettagli. Anche se i calci che vengono dati ci stanno pure. Sinceramente, secondo me ci stanno. Vai via. Via GG. Ora c'è il bully grosso. Questo anche. Vabbè, vi aspetta fino a un po'. Per il resto poi ve la dovete cavare da soli. Siete grandi ormai. E il calcio, se è andato bene, mamma mia, il calcio quanto danno fa. Il calcio fa davvero tanto danno. No, vai, e buttati. Buttati pure tu. E buttati. E buttati. Oh, dai. E dai. 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 No, no, no. Non voglio morire. Non voglio morire. Sono ancora giovane per questo. Dai. E muori. Muori, no. È morto Mario. Non è morto lui, goccia. Vabbè, ci rivediamo lì. Perché so come sconfiggerlo, ovviamente. Però sono scemo, ho sbagliato. Non so che cosa sia successo. È successo qualcosa, sì. Questa area è fatta per farmare video, ma un botto di video. Sì, assolutamente. È fatta per farmare un botto di vite, volevo dire. Ma quando si scarica il volo? Cioè non si scarica? Ah, ho preso prima la stella e poi il volo? In che senso? Ma vabbè. Io sta cosa non me la spiego. Cioè nel senso, ci ho messo in pratica 15 secondi. Questo significa. Ok. Assolutamente bellissimo. Ora c'è una stella difficilissima che noi prenderemo con Red Hot Log Rolling. Allora, questa è la stella più difficile che esiste in tutta quest'area. E per farlo noi andremo a cittare completamente, non importandoci di quello che effettivamente il livello ci dice. Certo, io potevo pure saltare bene. Ok. Noi in pratica dovremmo, secondo me, per essere proprio precisi, dovremmo, ecco, fare così. Andare sopra, perché so che la versione per DS si poteva fare, e prendere questa stella. Basta. Questo è da fare. Ovviamente, nella maniera normale, bisognava prendere tutto quel tronco. Bisognava fare tutto quanto il giro, distruggere le bulli che c'erano, come la stessa piattaforma di prima, solo che erano altri tipi di bulli. E bisognava poi prendere il tronco, aspettare, e ti davvero bruciavano il sedere là. Devi aspettare un botto di tempo. E dopo che aspettavi un botto di tempo, e sì, qua per forza dovete utilizzare Wing Cap, perché vi conviene tantissimo. Ma io vi faccio vedere che si può anche non utilizzare Wing Cap, perché dovete andare all'interno del vulcano. Cioè c'è scritto 8 foot into the vulcano. E quindi sì, dovete andare in pratica qua dentro. Questa è una sottoarea, ci saranno sempre delle sottoarea. E quindi qua dovete andare. Qua si potrebbero fare dei salti assurdi per prendere sia la prima sia la seconda stella nella stessa maniera, che vedrete più tardi. Meno male che mi sono comunque salvato. Ma comunque questo non dovrebbe essere difficile, solo le rotatorie di Mario che sono un po' pericolose. Ma per il resto è tutto quanto sul safe. E già qua sono 11 monete che si possono prelevare, anzi anche di più se si fa tutta questa strada per prendere una ventina di monete. Solo qua dentro sono 20 monete, al di fuori invece ne stanno tipo una novantina. Ed ecco perché comunque si fa quest'area. E si può prendere sì qua un'altra stella, se la fa vedere il gioco è meglio. Non la fa vedere, mi sa. No, l'avrà nascosta sicuramente. Aiuto. Eccola.
là in quella piattaforma che vedete distante, là sta l'altra stella. Però non si vede perché quella è un po' più bassa della stella, che si trova sullo stesso orizzonte, quindi io posso prenderlo direttamente. Ora invece ci sarà il timelapse per le 100 monete e siamo a 15 minuti soltanto. Vabbè, sì, poi tutti i tagli eccetera ci sta. E bisogna entrare nella stessa area per prendere tutte le stelle. Però noi abbiamo bisogno del Win Cup, ma anche di questo teletrasporto che sicuramente ci aiuta nel prendere tutte le Win Cup e andare avanti e prendere tutte quante le monete, in pratica timelapse appunto. Ok, non so che cosa ho fatto, però va bene. E questo era tutto. In pratica bisogna poi prendere tutte queste monete dai bulli che stanno qua. Ho detto era come quello che avevamo visto prima. E poi stanno queste monete qua. Se prendiamo queste abbiamo praticamente finito. L'unica cosa, vabbè sì, effettivamente dobbiamo andare a prendere altre monete, ovvero quello dell'occhio. Quello dell'occhio e anche quello sotto il ponte, perché sono già incluse nel fatto che lo devi prendere per forza. E quindi sì, dobbiamo fare forse mi conveniva allora fare l'elevatore prima. Dovevo fare l'ascensore prima, mi sa. Vabbè, fa niente ormai, abbiamo iniziato e lo finiamo. E quindi dobbiamo fare due cose adesso. Quindi dobbiamo aspettare un bel po', però vabbè, alla fine riusciremo a fare tutto col potere dell'amicizia e col potere della pizza, che sarebbe questo qua. Ok, no, no, voglio questa moneta da 5. Ok, e dobbiamo arrivare in pratica a minimo 80 monete, ma ce la faccio. Sì, uff, uff, se ce la faccio. Opla. E adesso, fatto questo breve taglio, si entra di nuovo qua dentro. Quando si avrà il Win Cup, mi sa che qua non ci sono monete. Sì, vabbè, ci sono solo queste, quelle là, però non valgono niente. Dobbiamo ottenere almeno ah vabbè, ci sta, dai. Si deve tenere per forza qua la stella delle 100 monete, perché altrimenti è un po' too much da fare come cosa. Ok, anche perché quello che faremo adesso dell'ascensore è abbastanza complicato. Non possiamo morire adesso. Mo me la sono mandata. Mo davvero me la sono mandata. Ok, prendila. Prendila, ok, perfetto. Proviamo il metodo bomba, che sarebbe quello di buttarci letteralmente come se ci buttiamo dal balcone, uguale, identico e preciso. Davvero quello sarebbe il metodo. Sì, comunque ce ne sono un bel po' di più, apposta perché è abbastanza difficile prendere tutte. Forse potevo evitare anche di prendere quelle col guscio. No, neanche. No, lo devo prendere per forza, sì. Ok, dai. Allora, ci devo riuscire. Bisogna mettersi qua, ecco qua, si vede. Quello è il problema, si vede. Ma non si sa dove sta, eccola. Ho detto io che stava, l'ho detto io. Ok, tanto non vi preoccupate ragazzi, se morite qua è tutto normale, io l'ho fatto apposta perché non è che devo fare chissà che cosa. Perché appena morite qua, siamo a mezz'ora di registrazione GG. Ma comunque continuo più tardi. Cioè, adesso in pratica. C'è questo e quindi c'è questo ascensore che dovete aspettarlo per tantissimo tempo, quindi velocizzo un pochettino. Allora raga, secondo il teorema di Pitagora, Pitagora diceva che una mente intelligente poteva fare questo. Lo date sempre. Buttiamoci in questo muro, che altro non è che un altro dipinto, ma non devo stare io a dire sta cosa perché si vede palesemente d'occhio. La shifting sand, come si chiama? Sandland, ok.
Se voi fate ovviamente così, così, così e così, vi ritroverete qui. Ma voi non volete essere qui. Voi volete andare. Non so se si può fare, raga. Non so se si può fare. Non fatelo a casa. Non fatelo a casa, sennò qua mi denunciano davvero. Allora, facciamo una cosa sicura. Facciamo una cosa sicura. Facciamo una cosa sicura. Andiamo qua sopra. Ok, comprerà uno shagai. Andiamo qui. Ho detto io di non farla. Ok, io ovviamente l'ho fatto per rigenerare vita. Che sia chiaro, che sia chiaro. Io l'ho fatto solo per rigenerare vita, non l'ho fatto per altro. Qua poi la missione delle 100 monete, mamma mia. Hai una costante paura di perdere, che è una cosa atroce e allucinante oltretutto. Se... collabora, 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 collabora. Maya, una delle poche volte che accade, altro che, altro che, altro che... No, no, devi saltare, devi saltare. Che paranoia. Io odio questa cosa perché è vero, io sto facendo uno shortcut, non lo dovrei fare. Ma c'è una spiegazione a tutto. Ovvero, se non dovessi fare lo shortcut, vabbè, effettivamente sono io poco intelligente, perché nella versione per DS ovviamente io non sapevo sbloccare la wing coso. E adesso sbloccando la wing coso, oltre che questo salto qua, il triplo salto è maggiore, sbloccando il wing cappello, io comunque posso saltare dove voglio e mi pare. Quindi comunque sì, potevo risparmiare effettivamente del tempo e anche più fiato. Quello è poco sicuro. Anche perché lo fanno resettare qua apposta, perché sanno che comunque le persone vengono qui. E sì, forse utilizzerò il wing cap per risolvere un po' di problemi che stanno qui. Forse è meglio prendere la stella, altro che. GG, l'ho presa benissimo. Non so come l'ho presa. Non l'ho presa così male che non vorrei neanche parlare. Però siamo a 40 minuti, quindi oserei dire muoviamoci. Io sono morto non so quante volte nel Lava Land. Quindi sì, questa è la seconda e questa poi c'è la prima. La prima che è facilissima e che si fa così. Ovvero si va e si fa. E poi si fa così, si prende la vita. Si va qui, si va qui, si va qui. E si va sopra questo pilastro. Sopra questo pilastro ovviamente ci sarà un corvo. Questo corvo avrà in mano una stella. Però vabbè, l'avete già visto, quindi non è che devo stare io a dirlo. Mi sa che si è buggato Klepto. Perché Klepto si chiama. Vabbè sì, Big Bird. Si è buggato. Bellissimo. Sì, si è buggato Klepto. Che paranoia. Devo stare a fare sempre tutto qua. Mo il problema, vabbè sì, vado col Wing Cup. In pratica Klepto vi dovevi inseguire, ma quando pare si è buggato. Quindi sì, doveva anche funzionare il tornado qua, perché qua ci dovrebbe essere un tornado. Però non funziona niente, perfetto. Vabbè, diciamo, non per dire, ma qua si sta buggando un po' tutto. Vabbè, giusto per dire, ma giusto per dire. Opla. Fai così, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ho buggato Mario pure. Letteralmente in questo episodio sto buggando tutti. Mi sa che davvero sto buggando tutti. Oh, oh. Uela. Manina standard, manina stabilita dal gioco. Manina stabilita dal gioco, è sicuramente così. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di Super Mario 64. E la outro di tutte le stelle salvate sarà Here we go! Perché mi sa che dovrebbe dire così. Quindi, ciao a tutti.